Buongiorno carissimi ascoltatori, stamattina mediterò con voi alcuni versetti del Salmo 32, un salmo di Davide, che dice così: Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Il salmo appare come la traccia del cammino del credente che porta dal peccato alla salvezza. Dalla professione di fede si passa alla confessione della colpa per giungere alla proclamazione della lode condivisa con i giusti e retti di cuore. Ma che cos'è la confessione della fede? Ovvero la riflessione sulla bontà di Dio e il primo passaggio del ritorno a Dio. L'uomo avverte che la sua vera realizzazione, il segreto della gioia autentica sta nella fedeltà a Dio. È beato chi viene giudicato tale da Dio e non merita il suo rimprovero. Dalla coscienza di essere nuovamente accolti da Dio nasce che cosa? Nasce la lode e la conferma della fede. Nel suo abbraccio il Signore trasmette al peccatore la misericordia. Pensiamo alla parabola del padre che accoglie il figlio. L'uomo, divenuto beato perché era stato redente da Dio, condivide l'esultanza del suo redentore e coinvolge altri in questa festa della vita che si rinnova ogni giorno. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Dopo la duplice beatitudine iniziale, troviamo una riflessione sul peccato e sul perdono. Troviamo una testimonianza personale di un convertito. Davide descrive la sua penosissima situazione di coscienza quando taceva. Aveva commesso gravi colpe, egli non aveva il coraggio di confessare a Dio i suoi peccati. Era un tormento interiore terribile, descritto con immagini impressionanti. Le ossa gli si consumavano quando sotto una febbre dissecante, l'arsura attanagliava il suo vigore dissolvendolo, il suo gemito era ininterrotto, il peccatore sentiva pesare su di sé la mano di Dio, consapevole com'era che Dio non era indifferente al male perpetrato dalla sua creatura, perché egli è il custode della giustizia e della verità. Allora Davide non ha saputo resistere, ha confessato la sua colpa con una dichiarazione coraggiosa: Basta, Signore, ho peccato contro di te. Ha detto infatti con la sincerità del cuore: Confesserò al Signore le mie colpe. Sono poche parole, ma che nascono dalla coscienza. Dio, sapete, vi risponde subito, quando anche noi facciamo come Davide. Dio ci risponde con un generoso perdono, con la sua misericordia. Avete mai provato voi le sofferenze che ha provato Davide quando si è trovato in questa grave situazione di peccato? Io non lo so se voi avete provato. Giustamente ognuno ha i suoi peccati e nei nostri peccati ognuno deve confessare la sua colpa. Io, per esempio, quando ho capito che avevo sbagliato, mi sono sentita male, ho provato una grandissima sofferenza nel mio cuore e ho confessato a Dio le mie colpe, ma ho capito anche la sua misericordia, ho capito anche il suo abbraccio, ho capito la gioia che il Signore mi ha messo nel cuore e io credo, Davide, in questa situazione. Geremia riferiva questo appello a Dio: Ritorna Israele ribelle, dice il Signore, non ti mostrerò la faccia sdegnata, perché io sono pietoso, dice il Signore, non conserverò l'ira per sempre. Su, riconosci la tua colpa perché sei stato infedele al Signore tuo Dio. E grazie a Dio io ho capito veramente queste parole e sono ritornata al Signore. Ad ogni fedele pentito e perdonato si apre davanti a Lui un orizzonte di sicurezza, una stabilità, una fiducia, una pace interiore, nonostante le prove della vita. Può giungere ancora il tempo dell'angoscia, ma la marea avanzata dalla paura non ritornerà, perché il Signore condurrà il suo fedele in un luogo sicuro. Davide dice: Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza
per la salvezza. La vera sapienza, la vera intelligenza, infatti, conduce alla conversione e alla testimonianza personale, lasciando alle spalle il vizio, lasciando alle spalle il peccato e il suo oscuro potere di attrazione, ma soprattutto conduce al godimento di quella pace che scaturisce dall'essersi liberati e perdonati. Oh, che Dio possa aiutarci ad esaminarci! Abbiamo lo Spirito Santo. Se io voglio esaminarmi, Dio mi farà vedere peccati anche vecchi. Non devo stare lì a ricordare ogni azione o situazione, ma ricorderò un andazzo o un modo di rispondere. Io non posso ricordare tante conversazioni, ma posso ricordare il modo in cui rispondo ed è proprio quello che serve. Oh, che possiamo avvalerci del perdono che c'è in Gesù Cristo, perché se no non abbiamo la sua pace e non abbiamo la sua gioia. Cristo vuole che abbiamo questo. Lui è venuto per darci la vera pace. Io vi do la mia pace, dice Gesù. È venuto per farci avere la sua gioia. Quindi confessiamo i nostri peccati e umiliamoci davanti a Dio e avremo quella pace e quella gioia. Voglio finire con il versetto 11 del Salmo 32 che dice così: rallegratevi nell'Eterno ed esultate, o giusti, mandando grida di gioia a voi tutti, retti di cuore. Che il Signore vi benedica. Buona giornata.